Sui dice. Voglio ringraziarvi ancora una volta per la vostra ospitalità, è stata per me veramente una gioia stare con voi in questi due giorni. I want to tell you a story, it's not a true story, from a long time ago in America. Voglio raccontarvi una storia, non è una storia vera, è ambientata molti anni fa in America. There's a man and a wife and his children who were traveling into the city for the first time. C'era un uomo con sua moglie e suoi figli che viaggiava in una città per la prima volta. It was a long time ago and the man was in the foyer of a hotel and saw an elevator for the first time. Era tanto tempo fa e quest'uomo era nella hall di un albergo e vede un ascensore per la prima volta. But he didn't know it was an elevator. Ma non sapeva che fosse un ascensore. All he saw was a very old woman going through a door. Ha soltanto visto una vecchia signora entrare in questa porta. And then he saw the door close. Poi ha visto la porta chiudersi. And then shortly afterwards the door opened again. E poi dopo la porta si è aperta di nuovo. And out walked a beautiful young woman. E fuori è uscita una bellissima ragazza. The man's eyes opened widely. Quindi gli occhi dell'uomo si spalancano. He was there just with his son. Era lì solo con suo figlio. And without taking his eyes away from this door. E senza distogliere lo sguardo da questa porta. He said to his son, "Go and get your mother." Ha detto a suo figlio, "Vai subito a prendere tua madre." Some of you are getting older. Alcuni di voi stanno invecchiando. You'd love to be able to walk into a room and then walk out again immediately transformed and young again. E sarebbe veramente bello poter entrare in una stanza e poi uscirne, essere trasformati e trovarsi di nuovo giovani. But you must wait for the new creation to get new bodies. Ma per avere un nuovo corpo dobbiamo aspettare la nuova creazione. But there is a miraculous transformation that we should expect in this life. Ma c'è una trasformazione miracolosa che invece dobbiamo aspettarci in questa vita. The transformation of sinful people to become more like Jesus Christ. Cioè la trasformazione di persone, di peccatori che diventano più simili a Cristo. It will only be complete when Jesus comes again. E questo sarà completo solo quando Gesù tornerà di nuovo. But in the meantime we should expect to become more like the Lord Jesus Christ. Ma nel frattempo dobbiamo aspettarci di diventare sempre più simili a Gesù. Has that been happening in our lives? Questo è successo, sta succedendo nella nostra vita? Have we seen a growth in holiness? Abbiamo visto una crescita nella santità? Or do we feel as if there's no change or almost as if we're going backwards? O ci sentiamo che non c'è cambiamento, anzi ci sentiamo quasi andare all'indietro. If so, could it be that we've been going about it in the wrong way? Quindi può darsi che stiamo andando nella direzione sbagliata? Paul said, Romans 7, verse 6. Romani 7, versetto 6, dice, ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito, non in quello vecchio della lettera. We can't expect perfection in this life, but we should expect real change. Non possiamo aspettarci la perfezione in questa vita, ma dobbiamo aspettarci un cambiamento reale. But it won't happen if we try in the old way of the written code. Ma non succederà se proviamo nel vecchio modo, in quello nel vecchio sistema della lettera. Francis Schaeffer was an American who was greatly used to reach European intellectuals in the 20th century. E nel XX secolo Schaeffer è stato uno di quelli che è stato grandemente usato per raggiungere le persone intellettuali. In his late 30s he had a very significant spiritual crisis. E alla fine quando era verso la fine dei suoi anni dei 30 anni ha avuto una grande crisi spirituale. He felt he lacked reality in his walk with God. E si è accorto che il suo cammino con Dio non era molto reale. So he decided to go right back to basics and re-examine the whole of his Christian faith. E così è tornato alle radici e ha riesaminato tutta la sua fede cristiana. His wife Edith was really worried that he might abandon the faith altogether. E sua moglie Edith era molto preoccupata che avrebbe abbandonato la fede tutta in blocco. He went for long walks in the Swiss mountains trying to think things through. E faceva lunghe passeggiate nelle Alpi cercando di risolvere tutta questa confusione che aveva in mente. In wet weather he paced up and down in the hayloft where they lived. E quando invece pioveva fuori allora faceva avanti e indietro nel fienile. And gradually he said the sun came out and a song returned. E poi ha detto gradualmente il sole era sorto e un canto è rinato. He rediscovered the joy of a vibrant relationship with God. Aveva riscoperto la gioia di una relazione viva con Dio. And he wrote what he had rediscovered in his book True Spirituality. E così ha scritto quello che aveva riscoperto in questo libro, Vera Spiritualità. He realized he'd been living as if God had just given us new birth, but not new life. E si era accorto che aveva vissuto come se Dio gli avesse dato una nuova nascita, ma non una nuova vita. But he said the new birth is just the beginning. E si è accorto, ha detto, la nuova nascita è soltanto l'inizio. He'd been living a kidney donor card version of Christianity.
viveva questo cristianesimo che abbiamo detto con la tessera del donatore di organi. Just the certificate of justification in the wallet, and that was it. Il certificato di giustificazione nel portafoglio e basta così. He was living as if he'd just been forgiven, and then God pointed to some standards and said, "Now you get on with it." Era come se viveva come se Dio l'avesse perdonato e poi gli avesse indicato degli standard da seguire dicendo ok adesso segui così, segui questi. But that's the old way of the written code. Ma questo è il vecchio codice della lettera, della legge. Sinful human being just pointed to some laws on a wall. Un essere peccatore a cui vengono semplicemente date delle indicazioni. And yet too many Christians live like that. E troppi credenti vivono così. We recognize that justification depends entirely on God. Riconosciamo che la giustificazione dipende interamente da Dio. And what he's done for me in Christ by the Spirit. E quello che ha fatto per me in Cristo attraverso lo Spirito. And yet too often we live as if sanctification depends entirely on me. Eppure spesso viviamo come se la santificazione invece dipendesse solo da me. And what I do by my effort as I follow rules and resolutions. È quello che posso fare con i miei sforzi seguendo le regole, seguendo delle decisioni che prendo. But if it depends entirely on me, I have no hope. Ma se dipendesse veramente solo da me, allora non avrei speranza. Because I don't have the power to change in myself. Perché non ho il potere di cambiare dentro di me. Maybe some of you are despairing because you feel you're not making any changes in the Christian life. E forse alcuni di voi sono disperati perché si rendono conto di non fare nessun cambiamento nella vita cristiana. Outwardly you're fine, especially in a Christian gathering like this. E nell'esteriore si può vedere, magari anche soprattutto in un raduno come questo. But you know it's very different in your thoughts or in the secret places where no one else sees you. Ma sappiamo che nei pensieri e nel segreto dove nessuno ci vede le cose sono molto diverse. And sometimes it's very different at home. E a volte è molto diverso a casa. You're a lovely, loving couple and family here, but at home very different. Magari qui siete una coppia che si dimostra affetto, una bella famiglia, invece a casa le cose sono diverse. And I want to say you can't change. E vi voglio dire una cosa, voi non potete cambiare. Not by yourself. Non da soli. Too many people encourage us and say, "You can. You have the power within you." Troppe persone provano a incoraggiarci a dirci sì, puoi, hai il potere, la forza dentro di te. A friend of mine went to watch an American football match. E un mio amico è andato a vedere una partita di football. Football, American football. Una partita di football americano. He saw all the cheerleaders dressed up. E ha visto le cheerleader tutte vestite. And they had one chant from beginning to end of the match. E avevano semplicemente ripetevano sempre la stessa cosa dall'inizio alla fine della partita. They were saying, "You can do it, you can do it, you can, you can, you can do it, you can do it, you can, you can." Continuare a ripetere, puoi farlo, sì, tu puoi farlo, puoi farlo. Well, as the match went on, the team they were supporting went worse and worse behind. E quindi, man mano che andava avanti la partita, la squadra che in realtà stavano cercando di incoraggiare perdeva sempre più punti, cioè finiva sempre più dietro l'altra. With 5 minutes to go, they were a long, long way behind. E quando mancavano pochi minuti alla fine stavano praticamente perdendo, ma di parecchi punti. There was no way they could win. Quindi non c'era verso che potessero vincere. But the cheerleaders kept saying, "You can do it, you can do it, you can, you can." Ma le cheerleader ovviamente continuavano il loro tifo. I want to say, "You can't do it, you can't do it, you can't, you can't." E io invece voglio dirvi, non potete farlo, non potete assolutamente. If you think that by your own willpower, following laws on a wall that you can change, you have no hope. Se pensate di poter cambiare con la vostra forza di volontà, seguendo semplicemente un codice, allora non avete speranza. That's the old way of the code. Questo è il vecchio codice della legge. But what you can't do and I can't do, God can do by His Holy Spirit. Ma quello che voi non potete fare, che io non posso fare, Dio lo può fare attraverso il suo Spirito Santo in noi. We're used to thinking that Christian conversion is supernatural. Siamo abituati a pensare che la conversione cristiana sia una cosa soprannaturale. That's the message of Romans 1-5. E lo leggiamo in Romani da 1 a 5. But we need to understand that Christian living is supernatural as well. That's Romans 6-8. Ma dobbiamo capire che anche la vita cristiana è soprannaturale. Quello lo vediamo in Romani da 6-8. God has given us a new birth and a new life. Dio ci ha dato una nuova nascita, ma anche una nuova vita. And so we can do it by the Holy Spirit. E così possiamo farlo attraverso lo Spirito Santo. The message of the Bible is not become what you are not. Il messaggio della Bibbia non è diventa ciò che non sei. It's rather be what you are. Ma è sii ciò che sei. We have a new nature through union with Christ and the indwelling of the Holy Spirit. Perché abbiamo una nuova natura attraverso la nostra unione con Cristo e con lo Spirito Santo che dimora in noi. And holiness is not first of all my work by my effort. E quindi la santità non è la mia opera per i miei sforzi. Justification is God's work for me. Ma la giustificazione è l'opera di Dio per me. And sanctification is God's work in me.
e la santificazione è l'opera di Dio in me. And as in justification, my role is secondary, it's faith. E quindi my role is secondary. Yeah, it's by faith. E se nella giustificazione il mio ruolo per fede è secondario, it's the same in sanctification. È lo stesso anche nella santificazione. Listen to what Francis Schaeffer says. Ascoltiamo cosa dice Francis Schaeffer. We live the Christian life in the power of the crucified and risen Lord. La vita cristiana è il frutto della potenza del Signore crocifisso e risorto. Through the agency of the indwelling Spirit. Tramite l'azione dello Spirito Santo. By faith, moment by moment. Per fede, passo dopo passo. That's the new way of the Spirit. Questa è la nuova via dello Spirito. By the Holy Spirit we live in the light of all that God has done for us and in us. Se viviamo per lo Spirito in tutto quello che Dio ha fatto per noi attraverso di noi. Day by day, moment by moment. Giorno per giorno, momento per momento. That involves understanding who we are in Christ and then responding with faith. E questo significa capire chi siamo in Cristo e rispondere per fede. So let's first think about who we are in Christ. Quindi pensiamo prima a che cosa siamo diventati in Cristo. And two great truths: we've been united with Christ, we've been filled with the Spirit. Due grandi verità: siamo uniti a Cristo e siamo ripieni dello Spirito. We've been united with Christ. Romans 6, 3 to 4. Romani 6 da 3 a 4. Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo della sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. It's not just that Christ did something for me, he's done something in me. Quindi Cristo non ha soltanto fatto qualcosa per me, ha fatto anche qualcosa in me. I'm a new person through union with Jesus Christ. Sono una nuova persona attraverso l'unione con Gesù Cristo. It's a difficult concept to understand. È un concetto molto difficile da afferrare. Think about some sugar and some tea. Pensiamo allo zucchero e al tè. You put the sugar in the tea and you stir it around. Si mette lo zucchero nel tè e si gira. Where's the sugar? Dov'è lo zucchero? È nel tè. So if I put the tea up there, the sugar's in the tea up there. Quindi se metto il tè quassù, lo zucchero è nel tè quassù. If I put the tea down there, the sugar is in the tea down there. Se appoggio il tè laggiù, lo zucchero è lì nel tè. Or think about a mother and a baby. Oppure pensiamo a una mamma e un bambino. A baby can go up the Eiffel Tower before it's even born. Un bambino può addirittura salire sulla Torre Eiffel prima ancora di nascere. But it's in the mother, up the perché c'è nella mamma su nella Torre Eiffel. We've been united to Jesus Christ. Noi siamo stati uniti con Cristo. What has happened to him has happened to me. Quello che è successo a lui è successo a me. He died and was buried. Lui è morto e è stato sepolto. And we've died and been buried with him. The old self is gone. E noi anche siamo morti e siamo stati sepolti con lui. Il nostro vecchio io non c'è più. And in him we've been raised to new life. E in lui siamo stati risuscitati a nuova vita. And so our conversion is both a funeral and a birthday. E quindi la nostra conversione è entrambi, un funerale e un compleanno. Paul says 2 Corinthians 5:17, if anyone's in Christ, he's a new creation, the old has gone, the new has come. E Paolo dice in 2 Corinzi 5:17, se uno dunque è in Cristo è una nuova creatura, il vecchio è passato, ecco è venuto il nuovo. Just as a branch is united to the vine or a limb is united to the body. Così come un ramo è attaccato all'albero, come un braccio è attaccato al corpo. So we've been united with Jesus Christ. Così noi siamo uniti con Cristo. That's who we are, new people in Christ. È quello che siamo una nuova persona in Cristo. And we've been filled with the Holy Spirit. E siamo stati riempiti dello Spirito Santo. It's by the Spirit that the life of Christ is mediated to us. È per lo Spirito che la vita di Cristo viene mediata in noi. The Holy Spirit within gives us new hearts and new desires. Lo Spirito dentro di noi ci dà un nuovo cuore e dei nuovi desideri. Romans 8, verse 5. Romani 8, versetto 5. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. He's talking about two groups of people with two different minds or hearts. Sta parlando di due gruppi di persone con due tipi di cuori e di mente. And if we're Christians, our hearts have been filled by the Holy Spirit. Se siamo credenti, il nostro cuore è stato riempito dallo Spirito Santo. Verse 9. Versetto 9. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. There's no such thing as an unspiritual Christian. Quindi non esiste un credente non spirituale. But at the moment of conversion, the Holy Spirit comes into us. Al momento della conversione, lo Spirito entra in noi. If the Holy Spirit isn't in us, we're not converted. Se lo Spirito Santo non è entrato in noi, allora non siamo convertiti. And the Holy Spirit lifts our hearts to God.
E lo Spirito porta i nostri cuori a Dio. And gives us new desires to live for Him. E ci dà un nuovo desiderio di vivere per Lui. And yet there is this conflict between the spirit and the old nature. Eppure c'è questo conflitto tra lo spirito e la vecchia natura. The real me wants to live to please Jesus. Allora il vero me vuole vivere per piacere a Gesù. If there was a button here that I could press that meant I would never sin again, I'd press it immediately. Se ci fosse un pulsante che potessi premere per non peccare mai più, lo premerei subito. And you'd be pushing past me to try and push it too. E anche voi sicuramente stareste lì a cercare di premerlo. If you're a Christian, you hate sinning. Se siete un credente, odiate il peccato. You never want to sin again. Non volete più peccare. And yet, because of the old nature, you want to sin. Eppure per via della vecchia natura vogliamo peccare. And there's this struggle. E quindi c'è questa lotta. Paul is saying that in Galatians 5, no need to look to it. E Paolo lo dice in Galati 5 senza che andiamo a vedere. Saying there's a conflict between the new self, the Holy Spirit in us. E dice c'è un conflitto tra il nuovo io e lo spirito dentro di me. And the old self that drags us down. E il vecchio io che ci tira giù. Christians are still sinners, but they're never happy sinners. I credenti sono ancora peccatori, ma non sono mai dei peccatori felici. You hate your sin. Perché odiamo il nostro peccato. But you still do it. Non lo vogliamo fare. And so Paul says in Galatians 5, be led by the Spirit, keep in step with the Spirit. E così Paolo ci dice in Galati 5, seguite lo Spirito. In other words, follow the prompting of the Holy Spirit in you to live a godly life. Seguite quella che è la spinta dello Spirito in voi per vivere una vita che piace a Dio. And resist the downward pull of the old nature. E cercate di resistere a quello che è la vecchia natura che ci tira giù. And that's what's meant by living by faith. E questo significa vivere per fede. Live by the Spirit. Vivere per lo Spirito. Live in the light of all that God has given us in Christ. Vivere alla luce di tutto quello che Dio ci dona in Gesù. Be what you are. Siate quello che siete. As Shaker put it, the how of the Christian life. E come dice appunto Shepherd, la vita cristiana è il frutto della potenza del Signore crocifisso risorto tramite l'azione dello Spirito Santo per fede, passo dopo passo. So, remember who you are. Quindi ricordatevi chi siete. And then live by faith. E poi vivete per fede. And in this last section I want to be very practical. E in quest'ultima sessione voglio essere molto pratico. People say, okay, we've heard about the heart, but what does it mean to live like this? E abbiamo sentito, voi mi dite, sì, abbiamo sentito parlare del cuore, ma che cosa significa in pratica vivere così? How can we live by faith so that we see real change in our behavior? Come possiamo vivere per fede e vedere un vero cambiamento nel nostro comportamento? So I want you to bring to your minds the battles that you face in trying to live a godly life. Quindi voglio che cercate di richiamare alla vostra mente quali sono le battaglie che vivete quotidianamente nella vostra vita cristiana. It'll be different for each of us. Saranno sicuramente diverse per ognuno di noi. You struggle with a bad temper. Magari lottiamo contro un cattivo carattere. Or find it hard to control your tongue. O forse abbiamo difficoltà a controllare la lingua. Or is it lust or greed or selfishness? O forse è cupidigia, è avarizia, è egoismo. What is the struggle you're particularly conscious of and you want to change? Qual è questa lotta di cui sei molto consapevole e che vuoi cambiare? Bring that to mind as we think about what it means to live by faith. Richiamala alla tua mente mentre cerchiamo di vedere che cosa significa vivere per fede. We have to be quick, but just a number of points along the way. Dobbiamo essere abbastanza veloci, però ho qualche punto da dirvi. First, think much of Christ. Prima di tutto, pensate molto a Cristo. Sin takes root, and I become dry when I cease to marvel at Christ. E il peccato attecchisce, io divento arido quando smetto di meravigliarmi di Cristo. Very often, when I feel that I'm sinning, I'm very hard on myself. E spesso quando mi accorgo che sto peccando sono molto severo con me stesso. It's as if I shout to myself, stop doing it, stop doing it. È come se mi rimproverassi, smettila di farlo. And that's important. E questo è importante. But if that's all I do, I just feel bad about myself. Però se questo è tutto quello che faccio, allora mi sentirò soltanto male di me. But I don't really change. E non ci sarà nessun cambiamento. Instead of looking in here and feeling bad about myself. Quindi invece di guardare dentro di me e sentirmi male per quello che faccio, I've let myself down. E ho fallito. I should look to Christ. Dovrei guardare a Cristo. And that brings conviction. E questo sì mi porta a convinzione di peccato. Much deeper conviction than when I look inside myself. Anzi, molto più profonda di quando guardo semplicemente dentro me stesso. Because I see His perfection and I'm very, very imperfect compared to that. Perché vedo la sua perfezione e paragonata a quella sono veramente molto imperfetto. But praise God, looking to Christ doesn't just bring conviction. Però grazie a Dio guardare a Cristo non ci porta solo convinzione di colpa. Brings great comfort. Ma ci porta anche conforto. He knows exactly what I'm like. Perché lui sa esattamente come sono. I am very, very sinful. Sono molto peccatore. But he says, I love you. Ma lui mi dice io ti amo. I died for your sin. Sono morto per il tuo peccato. And that
means that I'm not just feeling wretched. E questo significa che non mi sento soltanto miserabile. I'm feeling loved. Ma mi sento amato. And accepted. E accettato. And now I've got a motivation to hate my sin and want to change. E adesso una nuova motivazione per odiare il mio peccato e voler cambiare. A man was falling for a sexual sin again and again and again. C'era un uomo che cadeva in un peccato sessuale ogni volta. And he tried to fight it with self-control and willpower alone. E ha provato a combatterlo con l'autocontrollo e con la forza di volontà e basta. But he found there was no real change. Ma si è accorto che non c'era nessun cambiamento. And then he said this. E poi ha detto questo. God made me realize that my choice was not simply between sinning or not sinning. Dio mi ha fatto capire che la mia scelta non era solo tra peccare e non peccare. It was between desiring Jesus who would satisfy. Era tra desiderare Gesù che mi poteva soddisfare. Or desiring something else that would not. O desiderare qualcos'altro che non mi avrebbe soddisfatto. That didn't suddenly make the struggle easy. Non è che questo ha semplificato questa lotta. But it did become winnable. Ma è diventata una battaglia che potevo vincere. Because I realized I had to choose not to walk away from something. Perché mi sono accorto che non dovevo semplicemente allontanarmi da qualcosa. But to walk to someone. Ma dovevo avvicinarmi a qualcuno. If we think of the back of a holiness as just walking away, we won't see much progress. Se pensiamo che la battaglia per la santità sia soltanto allontanarsi da qualcosa, allora non vedremo progresso. We need to walk to Jesus and find that he meets our deepest needs. Dobbiamo andare incontro a Gesù e vedere che lui veramente soddisfa i nostri bisogni più profondi. And then we'll find it easier to say no to those other things that do not satisfy. E poi vedremo che sarà più facile dire di no a tutte queste altre cose che non ci possono soddisfare. That's what John Owen meant when he said bring your lust to the gospel. Ecco che cosa intendeva John Owen quando diceva porta la tua cupidigia al Vangelo. And he wasn't just talking about sexual lust, he was talking about sin of any kind. E non parlava soltanto della lussuria sessuale, ma parlava di cupidigia, peccato di qualsiasi tipo. Bringing your wrong desires for sin to Jesus Christ. Porta i tuoi desideri sbagliati per il peccato a Gesù Cristo. And find satisfaction in him. E trova la tua soddisfazione in lui. And then you'll find simple desires begin to be less powerful. E poi vedrai che questi desideri di peccato diventeranno sempre meno forti. Richard Sibbes said, "Grace changes the relish." E Sibbes disse, "La grazia modifica le cose che ci piacciono." So the more we see the grace of God, the less we have a desire for sin. E quindi più vediamo la grazia di Dio, meno sentiamo il desiderio di peccare. Think much of Christ. Quindi pensiamo molto a Cristo. It said, "For every look within, take 10 looks at Him." È stato detto, per ogni sguardo che diamo dentro di noi dobbiamo darne 10 a Lui. I've never thought that's quite enough. Penso che questo non sia abbastanza. For every look within, take 50 looks at Him. Diciamo, per ogni sguardo che dai a te stesso, danne 50 a Lui. Second, keep an open Bible. Secondo, tieni sempre la Bibbia aperta. It's by His word that the Spirit works on our hearts. È per la Sua parola che lo Spirito può operare nei nostri cuori. Hebrews 4, verse 12. Ebrei 2:14. La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada, doppio taglio. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Giudica i pensieri del cuore. And we remember we saw there are two aspects to the heart. E abbiamo visto che ci sono due aspetti al cuore. There's knowledge and understanding, and then there's affection and desires. C'è la conoscenza, la comprensione, e poi ci sono gli affetti e i desideri. And we need the Bible to address both. E la Bibbia deve farci affrontare entrambi. So Jonathan Edwards said that we should aim not just to understand the Bible. E quindi John Edwards ha detto che dobbiamo mirare non soltanto a comprendere la Bibbia, but to feel and delight in what it says. Ma a sentirla proprio e trovare gioia, piacere in quello che dice. So I shouldn't look at a passage of the Bible as a puzzle to solve simply. Quindi non devo guardare a un brano nella Bibbia soltanto come un rompicapo da risolvere. Of course, I need to work hard to try and understand it with the help of the Holy Spirit. Sicuramente devo applicarmi per capirlo con l'aiuto dello Spirito Santo. But I also need to be thinking: is there a promise here to trust or a truth to treasure? Ma devo pensare anche: c'è forse qui una promessa in cui confidare o una verità da custodire? The only question isn't just what does this mean. La domanda non è soltanto che cosa significa. But how should it make me feel? Ma come dovrebbe farmi sentire? Should it lead to me loving Christ more? Dovrebbe portarmi ad amare Cristo di più? Rejoicing in hope. E gioire nella speranza? Being horrified by sin. Essere terrorizzato e provare veramente orrore per il peccato? Or growing in a reverent fear of God. Oppure crescere in una reverenza e in un timore per Dio. So let's keep looking to the Bible. Quindi continuiamo a rivolgerci a guardare la Bibbia. Yes, that we can understand it. Sì, dobbiamo capirla.
but also that it changes deep within our hearts. Ma dobbiamo sperare anche che cambi profondamente i nostri cuori. And that's a work of the Holy Spirit. E questa è l'opera dello Spirito Santo. We should ask God's Spirit to grip our hearts with the truth of Scripture. E quindi dobbiamo chiedere allo Spirito Santo veramente di afferrare i nostri cuori con la verità del Vangelo. Because it's through the Word of God that the Spirit brings to bear in our lives what Christ has done for us. Perché attraverso lo Spirito che sì, che Dio può portare l'azione di Cristo nella nostra vita. So keep an open Bible. Quindi teniamo la Bibbia sempre aperta. Third, maintain the discipline of devotion. E terzo punto, dobbiamo essere disciplinati nel nostro tempo con Dio. It might seem strange to, in the same sentence, use the words discipline and devotion. È un po' strano usare nella stessa frase disciplina e devozione. It might seem strange for a loving couple to be told that they should be disciplined in their devotion. È un po' strano chiedere a una coppia, per esempio, di essere disciplinati nella loro devozione. But if you think that's hard to imagine in a human relationship, you haven't known each other long. Se pensate che questo sia difficile da immaginare in una coppia, in una relazione umana, allora forse non vi conoscete abbastanza. When a couple first fall in love, they don't need to be disciplined in their devotion to each other. Certo, quando una coppia all'inizio si innamora, non deve essere disciplinata nel loro amore, nella loro devozione l'uno per l'altro. Don't need to be told to keep on meeting together. They're looking for every opportunity to meet together. Non bisogna dirgli dovete passare tempo insieme. Loro cercano ogni occasione per stare insieme. But those of you who've been married for a long time know that devotion does take discipline. Però quelli di voi che sono sposati da più tempo sanno che la devozione ha bisogno anche di disciplina. It's not that you don't still love each other. Non vuol dire che non vi amate più. But life is busy. Ma la vita è piena di impegni. And you're running, doing all sorts of things. E state correndo da tutte le parti facendo un sacco di cose. And if the devotion is to stay in good shape. E quindi se il vostro rapporto deve rimanere sano. You need to make sure you spend time together. Dovete assicurarvi di passare tempo insieme. Talk to each other, listen. Parlarvi, ascoltarvi. Enjoy being together. E semplicemente godere la presenza l'uno dell'altro. It takes hard work to make sure there's time to do that. E quindi richiede anche del tempo, trovare il tempo per farlo. And so it is with Jesus. È lo stesso con Gesù. There's a discipline in our devotion. E quindi ci deve essere una disciplina anche nella nostra devozione, nei momenti che passiamo con Lui. Our lives are so busy. Le nostre vite però sono così impegnate. There's so much noise coming all the time. Cioè veramente un frastuono che ci viene addosso tutte le volte. When we're praying, we're conscious of emails coming in and text messages. Mentre stiamo pregando, stiamo lì a pensare alle email che arrivano, gli SMS. It's important just to have the discipline to put other things on one side so we can listen to Him. Ed è importante veramente essere disciplinati nel mettere certe cose da parte in modo che abbiamo tempo di ascoltare Lui. And speak to Him as well. E parlare con Lui anche. Not just with our requests, although that's very important. Non soltanto con le nostre richieste sempre, anche se questo è importante. But also with our gratitude and praise. Ma anche con la nostra gratitudine, con la nostra lode. That takes discipline. E ci vuole disciplina. But there are times when I don't feel like praising God. Ci sono momenti in cui non sento la voglia, il desiderio di adorare il Signore. I don't think of lots of things to thank Him for. I think of lots of things to complain about. Magari non trovo molti motivi per ringraziarlo, trovo invece molti motivi per lamentarmi. But I find it very helpful sometimes just to have the discipline of only thanking Him for things. Ma trovo molto utile la disciplina a volte di decidere soltanto di ringraziarlo per quello che mi dà. And when you start thinking about what you can thank Him for, you're amazed how many things there are. E quando cominci a pensare a che per che cosa sei riconoscente, allora ti puoi stupire di quanti motivi trovi. We're to sing with gratitude in our hearts to God. Noi cantiamo con gratitudine nel cuore a Dio. And the more we remember all He's done for us, the more we'll want to live for Him. E più ci ricordiamo tutto quello che ha fatto per noi, più vorremmo vivere per Lui. And the less likely it is that we think we're missing out somehow by not doing as everyone else does. E più ci renderemo conto che in realtà non ci stiamo perdendo niente a non fare tutto quello che invece gli altri fanno. Maintain a discipline of devotion. Quindi dobbiamo mantenere, essere disciplinati nel nostro tempo con Dio. We might feel it's easy to live the Christian life here. Pensiamo che è facile forse vivere la vita cristiana qui. We're giving time to hearing from the Word and singing praises and meeting each other. Incontrarci insieme e dedicare del tempo a ascoltare la parola, adorare il Signore insieme. How can we bring more of that into our everyday lives? Come possiamo portare più di tutto questo nella nostra vita di tutti i giorni? We don't have the same amount of time. Non abbiamo lo stesso tempo a disposizione. But let's make sure that day by day we are putting time aside to delight in Jesus. Ma assicuriamoci che giorno per giorno stiamo mettendo del tempo da parte proprio per godere la presenza del Signore. To praise Him and thank Him. Per adorarlo, per ringraziarlo. As well as praying to Him. Sì, anche pregando e facendo le richieste a Lui. Maintain the discipline of devotion. Dobbiamo veramente mantenere questa disciplina spirituale.
thenceforth be ruthless with sin. E il quarto punto è essere spietati con il peccato. Paul says in Romans 8, verse 13, al versetto 13 di Romani 8, that by the Spirit we're to put to death the misdeeds of the body. Ci dice che per lo Spirito dobbiamo mettere a morte le opere del corpo. Notice it's both. Notate che ci sono entrambi. It is by the Spirit, this is a supernatural work. È per lo Spirito, quindi è un'opera soprannaturale. But we're involved. Ma noi siamo coinvolti. We must put it to death. Siamo noi che dobbiamo far morire. So we mustn't think the Holy Spirit is somehow going to do it without us. Quindi non dobbiamo pensare che lo Spirito in qualche modo lo farà senza di noi. If we just pray, Spirit, take this temptation away. He may do, but he doesn't promise to. Semplicemente pregare e chiedere allo Spirito di allontanare la tentazione da noi. Può darsi che lo farà, ma non promette di farlo. It's not a question of us just waiting and all the problems going away. La questione non è semplicemente aspettare e tutti i problemi andranno via. We're involved. We've got to put sin to death. Siamo coinvolti, siamo noi che dobbiamo far morire il peccato. But we do it with the Spirit's help. Ma lo facciamo con l'aiuto dello Spirito. I think of that time when I taught my little nephew how to play cricket. Mi ricordo una volta quando ho insegnato a mio nipote a giocare a cricket. I wish I had more time to spend with you. I'd like to teach all of you how to play cricket. Se avessi più tempo da passare con voi, invece di insegnare a tutti voi a giocare a cricket. Cricket is played with a bat. Si gioca con una mazza. And it was too heavy for this nephew of mine. E per mio nipote era troppo pesante. So I put my hands over his hands. E così ho messo le mie mani sopra le sue. I didn't want to do it all for him and just push him. Non volevo farlo tutto io e quindi semplicemente spingerlo. So I encouraged him to pick up the bat. E così ho incoraggiato lui a sollevare la mazza. When I felt him doing it, then I gave him the extra strength to hit the ball. E quando ho sentito che la stava sollevando, allora gli ho dato quella forza in più per aiutarlo a muoverla. It's the same partnership as we try and fight sin. È la stessa cosa quando noi cerchiamo di combattere il peccato. He doesn't all do it all for us without our involvement. Lo Spirito non lo fa per noi senza coinvolgerci. But without his involvement, we don't have the strength. Però senza il suo coinvolgimento noi non abbiamo la forza. And we don't have the desire. E non abbiamo il desiderio. So the Holy Spirit prompts in us a desire to live for Jesus and do what's right. E così lo Spirito incoraggia in noi questo desiderio di voler vivere per Dio. When we're tempted, we know what the Spirit wants us to do. Quando siamo tentati sappiamo cosa lo Spirito vuole che facciamo. And we'll say, help me, Jesus, help me. E possiamo pregare, aiutami Gesù, aiutami. Give me the strength to fight this sin and to kill it. Dammi la forza di combattere questo peccato, di farlo morire. And it's in that way we begin to put to death the misdeeds of the body. Ed è così che possiamo far morire appunto le opere della carne. It's very strong language, put it to death. Ed è un linguaggio molto forte, farlo morire. Sin is not a friend to indulge. E il peccato non è un amico da intrattenere, it's an enemy to kill. Ma è un nemico da uccidere. We have to wage war against it and put it to death. Dobbiamo veramente combatterlo e metterlo a morte. And too often we just prune around the edges of sin. E invece noi a volte semplicemente potiamo un po' tutti gli angoli del peccato. We don't want it to get out of control, so it's obvious, because that will damage our reputation. Non vogliamo perdere il controllo, altrimenti diventerà ovvio e quindi perderemo anche la nostra reputazione. We want to be known as a good Christian, so it shouldn't be out there on display. Vogliamo essere reputati dei buoni credenti, quindi non vogliamo che tutti possano vedere. But we quite like other sins. Però ci piacciono un po' i nostri piccoli peccati. And so instead of getting right down to the roots, we just snip around the edges. E quindi invece di arrivare alla radice, noi potiamo semplicemente un po' i rami. And Paul says, put it to death. E invece Paolo ci dice di metterlo a morte. Dig right down to the roots and put it on the bonfire. Arrivare proprio fino alle radici e buttarlo sul falò. And that will take radical action. E per questo ci vuole un'azione radicale. I think of a friend of mine who felt very covetous. E penso a un mio amico che aveva proprio dei forti sentimenti di cupidigia. She used to read the same magazine each month, and it made her want to buy the things she saw in the magazine. Era una donna e leggeva sempre la stessa rivista e ogni volta che la sfogliava voleva comprare tutte le cose che c'erano. So she stopped taking that magazine. Allora ha smesso di comprare quella rivista. I think of a friend who was in a job who felt that the culture there was expecting him to lie as part of his work. Oppure un altro amico che nel suo posto di lavoro si aspettavano da lui che lui mentisse. He tried to fight it, but he kept on doing it. Provato a combatterlo, ma continuava a caderci. He was so determined to kill sin that in the end he got another job. Era così determinato a far morire il peccato che alla fine ha cambiato lavoro. Killing sin
means dealing not just with the external deed, but with the root motives. Uccidere il peccato non è semplicemente gestire quelli che sono gli aspetti esteriori, ma arrivare proprio alla radice delle motivazioni. It's worth thinking, what idols lie behind my sins? Ed è interessante cercare di capire quali sono gli idoli che si nascondono dietro il mio peccato. One friend of mine was discussing why it was that he lied and his wife lied. E un mio amico notta si stava chiedendo com'era possibile che lui aveva il problema del mentire e anche sua moglie. He said when you get to know someone very well, you realize that different situations cause them to lie. E poi conoscendoli meglio si sono accorti che erano proprio delle situazioni che li portavano a mentire. He said he was tempted to lie when he was inconvenienced and to make it easy to avoid that inconvenience. E quindi lui si è accorto che arrivava a mentire quando si sentiva in qualche modo che c'era qualche inconveniente, quindi per evitarlo allora mentiva. And yet his wife was tempted to lie when she was worried that if she didn't she'd upset someone. E la moglie invece era portata a mentire perché era preoccupata che se non l'avesse fatto allora avrebbe ferito qualcuno. You see, there are different idols behind those situations. E quindi ci sono idoli diversi nella stessa situazione. If we're tempted to lie because we don't want to be inconvenienced, that suggests we've got an idol of control. Se vogliamo mentire per non trovarci in degli inconvenienti, allora vuol dire che forse il nostro idolo è il controllo. Very important to us to be in control all the time. We don't want other people to get in the way. È importante avere sempre il controllo della situazione, nessuno deve intromettersi. But if we find we're most tempted to lie because we want people to like us, there's a different idol there. Se invece vediamo che mentiamo perché vogliamo piacere alle altre persone, allora l'idolo è diverso. It's the idol of popularity. Sarà l'idolo della popolarità. It becomes more important to me that you like me than that I please Jesus. È più importante per me piacere a voi che piacere a Gesù. We need to understand ourselves. What are the idols that lie behind our sins? E quindi per capire dobbiamo appunto andare a scoprire quali sono gli idoli che si nascondono dietro i nostri peccati. And find not just those external actions, but the idols themselves. E quindi non soltanto le azioni esteriori, ma andare proprio alla radice e vedere quali sono gli idoli. Be ruthless with sin. E quindi essere spietati con il peccato. Fifth, make the most of other Christians. E poi il quinto punto è valutate maggiormente gli altri credenti. Holiness is a community project. La santità è un progetto comunitario. We're not placed as individuals to fight against sin on our own. Non siamo degli individui da cui ci viene richiesto di combattere il peccato da soli. But puts us in churches so that together we can grow in the likeness of Jesus. Ma Dio ci colloca in delle chiese in modo che insieme possiamo crescere e assomigliare di più a Gesù. Look how many verses in the Bible are one another verses. Guardate quanti versetti ci sono nella Bibbia dove troviamo la frase gli uni gli altri. We're to teach and admonish one another. Dobbiamo insegnarci e riprenderci gli uni gli altri. We're to confess our sins to one another. Dobbiamo confessare i peccati gli uni agli altri. We're to pray for one another and encourage one another. Dobbiamo pregare gli uni per gli altri, incoraggiarci gli uni gli altri. So are we helping each other in the fight against sin? Quindi ci stiamo aiutando a vicenda nella battaglia contro il peccato? Are we being open with someone, saying this is where I'm struggling, please help me? Siamo aperti anche con gli altri, chiediamo aiuto, diciamo io ho un problema in quest'area della mia vita. It would be very helpful to be accountable to other people. E potrebbe essere molto utile essere responsabili anche nei confronti di qualcun altro. You think you're really struggling, but you don't know who to talk to. Sì, forse senti che stai lottando, ma non sai a chi rivolgerti. Well, be open with someone. Allora forse devi aprirti con qualcuno. Occasionally people say to me, Vaughan, you can ask me any question you like. Ogni tanto ci sono persone che vengono a me e mi dicono puoi chiedermi qualsiasi cosa. Because they want to be open with me so that I can help them fight against sin. Perché vogliono essere aperti con me così che io possa aiutarli a combattere il peccato. But I find it very hard when they say that to me. Però sinceramente lo trovo molto difficile quando mi dicono così. Because I don't know what question to ask. Perché non so che domande fare. I might ask them, are you beating your wife? Gli chiedo, stai picchiando tua moglie? And they're very offended. E si sentono offesi. It's never occurred to them to hit their wife. Allora non gli è mai venuto in mente di picchiare la moglie. But some Christian men do. Però forse alcuni credenti lo fanno. And I guess in a crowd this size, there are some of you who hit your wife. E forse in un uditorio di queste dimensioni, forse c'è qualcuno di voi che picchia la moglie. You must repent and stop. Allora dovete pentirvi. But how do I know that's not a problem for this particular friend? Però come faccio a sapere che questo non è un problema per questa persona? So what question should I ask him? Quindi che domande dovrei fare? It's much helpful when he says, "Vaughan, this is the question you should ask me." È molto più facile quando qualcuno mi viene a dire, "Vaughan, questa è la domanda che mi devi fare." And this is the problem that I know I'm particularly fighting with at the moment. Questo è il problema, è quello che sto con cui sto lottando in questo momento. We need to know what our weak point is. Quando diciamo qual è il nostro punto debole?
if we're stressed and tired, where does the devil direct his attack? Quando siamo stressati e siamo stanchi, dov'è che il diavolo ci attacca? One way of asking it is to ask the question, if I was the devil, where would I attack me? Una domanda da farsi è, se io fossi il diavolo, dove attaccherei me stesso? Where's my weakest point? Dov'è il mio punto debole? But it's in that area that I need your help. E quindi è in quell'area che ho bisogno del tuo aiuto. Is there a trusted friend or friends that I can share with about this? E quindi se c'è un amico o degli amici con cui posso condividere questo. So you can ask me the right questions. In modo che mi possano fare le domande giuste. But also point me to Jesus. Ma possano anche indicarmi Gesù. Encourage me about his love for me. Incoraggiarmi, ricordarmi il suo amore per me. His power in me by the Holy Spirit. E della sua potenza in me per lo Spirito Santo. So that I can grow. Così che posso crescere. Some of you have been trying to live the Christian life on your own for much too long. E forse alcuni di voi hanno provato per troppo tempo a vivere la vita cristiana da soli. You know you're finding it very, very hard to change, and you need help. E sapete, vi rendete conto che trovate molto difficile cambiare da soli, avete bisogno di aiuto. Talk to someone. Parlate con qualcuno. Even before you leave today, is there someone you could trust and talk to? Forse anche prima di partire oggi c'è qualcuno di cui vi fidate, con cui parlare. Someone to pray with you and keep you accountable. Qualcuno che può pregare per voi e può aiutarvi a essere responsabili, in modo che possiate essere responsabili nei suoi confronti. And someone to keep pointing you to Jesus Christ. E qualcuno che continua a indirizzarvi e a indicarvi Gesù. Make the most of other Christians. Quindi cercate di valutare di più gli altri credenti. And then finally, pray often. E in ultimo, pregate spesso, incessantemente. Francis Schaeffer once asked a very uncomfortable question. Francis Schaeffer una volta fece una domanda molto difficile. He said, if all the references in the Bible to prayer and the Holy Spirit were removed, would it make any difference to your life? Se nella Bibbia tutti i riferimenti alla preghiera, allo Spirito Santo venissero cancellati, farebbero una differenza nella tua vita? Too often we're living as if sanctification is our work. Troppo spesso appunto viviamo come se la santificazione fosse opera nostra. And there's a great danger that in giving you this list of things to do that I'm undermining all the things I said at the beginning. E forse il pericolo è di darvi una lista di cose da fare, in realtà sto minando tutte le cose che vi ho detto all'inizio. Here's a list of things I've got to do if I'm going to be godly. Ecco, questa è la lista delle cose da fare se voglio essere una persona santa. These are all applications of what it means to live by faith. No, queste sono semplicemente applicazioni di che cosa significa vivere per fede. But not different rungs of a ladder that we've got to climb. Ma non sono semplicemente dei piori di una scala su cui dobbiamo salire. They help us access the power of God by the Holy Spirit. Ma ci aiuta ad avere accesso alla potenza di Dio per lo Spirito Santo. And help us resist the downward pull of sin. E ci aiuta a resistere a quella che è la carne che ci tira giù. This is God's work. Questa è l'opera di Dio. Some of you have almost given up. Alcuni di voi forse hanno quasi abbandonato. Other people wouldn't know that. Other people wouldn't know that. E invece altri forse non lo sanno nemmeno. But you've almost given up in the fight against sin in your life. Ma forse vi siete quasi arresi alla lotta contro il peccato nella vostra vita. You feel you've tried, but you haven't really changed. E avete provato, ma non vedete cambiamento. So you rather stop trying altogether. E così forse è meglio lasciar perdere tutto insieme. Or you're almost giving up. O forse vi siete quasi arresi. And you need to know God is very, very powerful. Ma dovete sapere che Dio è molto potente. Do not believe the lie that you just carry on like this until Jesus comes. There'll be no change. Non credete alla bugia che potete continuare ad andare avanti così fino a che Gesù ritorna senza cambiamento. We should expect change in the Christian life. Dobbiamo aspettarci il cambiamento nella vita cristiana. It will be hard. Sarà difficile. We won't be perfect. Non saremo perfetti. We'll keep sinning. Continueremo a peccare. But God is real. Ma Dio è reale. He's alive. È vivo. His Holy Spirit is in our hearts. E il suo spirito è nel nostro cuore. And he wants us to grow in the likeness of the Lord Jesus Christ. E vuole che cresciamo e che diventiamo sempre più simili a Gesù Cristo. We've not just received a certificate of justification and then been pointed to a list of rules on a wall. Non abbiamo semplicemente ricevuto un certificato di giustificazione e poi ci è stata data una lista di regole da seguire. The law on the wall has become the law in my heart. La legge, la lista di regole da seguire è diventata la legge nel mio cuore. Because the Holy Spirit has given me new desires. Perché lo Spirito Santo mi dà un nuovo desiderio. And so the great appeal is to keep in step with the Spirit. E quindi dobbiamo continuare a tenere il passo nello Spirito. Live in the light of all that you are in Christ. E vivere alla luce di tutto quello che siamo in Cristo. United with Christ and filled with the Spirit. Uniti con Cristo, ripieni del suo Spirito. Pray for real change. E preghiamo per un vero cambiamento. And go from here with new expectations. E andiamo via da qui con nuove aspettative. When you sin, and you will sin. E quando peccheremo, peccheremo.
Don't give up and say, oh, that didn't work. Allora non dobbiamo abbandonare tutto e dire, beh, questo non ha funzionato. Look to Christ again. Guardiamo a Cristo di nuovo. Pick yourself up and with the strength of the Holy Spirit, keep fighting. E nella forza dello Spirito Santo continuiamo a lottare. So that more and more together as a body in our churches. Così che sempre di più insieme come un corpo nelle nostre chiese. We'll grow in the likeness of Christ. Potremo crescere e diventare simili a Cristo. So that His light will shine much more brightly in the darkness of this country. Così che la sua luce possa risplendere molto più forte nelle tenebre di questo paese. And people will look at us and say, "There's reality there." E le persone ci guarderanno e diranno: sì, queste sono persone autentiche. These are people who are not just going through the motions, doing external things. Non sono persone che seguono semplicemente delle regole facendo delle cose esteriori. There's something different about them. C'è qualcosa di diverso in loro. They really seem to love God and Jesus. Sembra veramente che amano il Signore, amano Gesù. They really seem to love other people. Amano veramente le altre persone. I want something of that too. Anch'io voglio quello che hanno loro. More people will come to know forgiveness and transformation in Christ. E sempre più persone potranno conoscere il perdono e la trasformazione in Gesù Cristo. And that's my prayer for me, it's my prayer for you. Questa è la mia preghiera per me, la mia preghiera per voi. May God bless you all and the work of God in this country. E che il Signore vi benedica e benedica la sua opera in questo paese. Let me pray. Vorrei pregare. Father, we praise you for your amazing grace. Padre, ti lodiamo per la tua grazia meravigliosa. We don't deserve to be known by you, but you've called us to yourself in Christ. Non ci meritiamo di essere amati da te, ma tu ci hai chiamato a te in Gesù Cristo. We confess that we are terrible sinners. Confessiamo che abbiamo peccati terribili. And yet we're absolutely perfect in your sight because of Jesus. Eppure alla tua vista siamo perfetti per grazia a Cristo. Now you've given us the Holy Spirit to transform us. E adesso ci hai dato lo Spirito Santo per trasformarci. Please help us to be ruthless with sin. Aiutaci a essere spietati col peccato. And by the Holy Spirit to be transformed into the likeness of Jesus. E per lo Spirito essere trasformati e diventare simili a Cristo. That your light might shine more brightly in us and through us. Che la tua luce possa splendere sempre più forte in noi e fuori di noi. For the glory of your name, amen. Per la gloria del tuo nome. Amen.